Via Appia a Roma. Mi trovo oggi in questa straordinaria via di Roma, la famosa Via Appia. Guardate che spettacolo! A terra il famoso Opus Romanum. Guardate la magnificenza di questo luogo, ricolmo di estetica, come direbbe Andrea Di Pré. Verde, una pace immensa. Voi pensate che questa via all'epoca collegava la città di Roma alla città di Brindisi. Ci troviamo in Regione Puglia. Va bene? Io ora sto passeggiando con sotto ai piedi l'Opus Romanum, ripeto, che è una serie di rocce, tra virgolette, guardate com'è, vedete? Tutte queste roccette particolari. E è una via immensa, lunghissima, ricca di verde. Ogni tanto è facile incontrare ovviamente escrementi di cavalli, perché ovviamente qui ci arrivano anche i cavalli, va bene? Cavalli che vengono in loco, spinti ovviamente da eventuali persone, chiaramente. E questa via ha un fascino particolare, perché? Perché è suggestiva, perché ci sono ville abitate da persone ed anche perché apprezzare un luogo come questo non è da tutti, cioè per venire qua bisogna ovviamente prendere la macchina, percorrere dove stanno le Fosse Ardeatine, sempre Roma Sud, quindi la mia zona di Roma dove abito, dove risiedo, e ogni tanto vengo qua a rigenerarmi completamente, ok? Scappo e vado da quel traffico cittadino per respirare un po' di ossigeno pulito e soprattutto per andare a apprezzare i piaceri della vegetazione, del verde, va bene? Quindi riflettete, cari utenti di YouTube, del fatto che Roma è una città che ha tanto verde, ha tante cose da vedere, tra cui anche questa, che è un'attrazione in piena regola, va bene? È impossibile non notare, non accorgersi delle bellezze romane, come anche questa, che di fatto, fa parte del, chiamiamolo, panorama tipicamente romano, va bene? Quindi apprezzate il fascino della città di Roma. Fatemi una bella foto. Ok? E godete della vita. Godiamo ogni istante di questa vita che ci viene data, ok? Perché io un giorno, Cristo santo, se ci penso mi sento male, dovrò morire, va bene? Quindi dovrò finire dentro a bara chiusa. Cristo di Dio santo, ok? Poi bruciato, ok? O tumulato, o inumato, messo sottoterra, ok? E questo destino, lo dico a tutti, è riservato a ognuno di voi. Quindi voi non vi fate due grasse risate alle mie spalle dicendo: oh, sto coglione di Leandro, pure lui deve morire un giorno, ma che ce frega, pensa un po', sto coglione deve morire. Che tanto, dovete morire pure voi tutti. Ok, questo è il bello tra virgolette della diretta, ok? Il bello tra virgolette della vita, ok? Perché la vita è un ciclo, ok? E c'è, nasci, poi muori, punto, va bene? Quindi state tranquilli, state sereni e vivete la vita in una tranquillità, in una serenità, godendo di tutto, che un giorno questo tutto non ci sarà più. Bene, quindi godete delle piccole cose. Ecco qua i ciclisti che ovviamente non mancano mai, ci sono sempre. E guardate il verde cittadino, che è Via Appia Roma, date lo spettacolo di montagne,
Ecco, devo godere di questi momenti perché non torneranno più, va bene? Magari tra 30 anni, tra 40 anni, tra 50 anni non ci sarò più, quindi godo della vita, godo di tutto ciò che la vita mi offre, di tutto ciò che la vita mi dà, quindi che mi riesce a fornire, cercando di trovare e di avere tutto quello di cui ho bisogno, va bene? Perché quello che una persona ha bisogno di avere lo deve ricevere, lo deve trovare, perché ripeto, un giorno purtroppo, sicuramente, obbligatoriamente non ci sarò più. Quindi questo è il consiglio che do a tutti: prendetevi ciò che la vita vi dà, datemi retta, fate quello che volete, godete dei momenti e non vi private di nulla, anche se il messaggio evangelico è porgo l'altra guancia. Ecco, nella situazione attuale porgere l'altra guancia è impossibile oggi come oggi. Perché? Perché tanto tutti ci vogliono, ce la vogliono mettere in del culo, va bene? Scusate la volgarità e il linguaggio tipicamente romano. Tutti ce la vogliono mettere in del culo, va bene ragazzi, questo è il fatto. Detto ciò, grazie, iscrivetevi al mio canale, Conoscitore Italiano, commentate, ciao da Leandro e al prossimo video.